Il Bramante presenta Dream, l'arte incontra i sogni. Idealmente la mostra chiude la trilogia iniziata con Love and Joy e chiaramente questa volta abbiamo dedicato all'emozione del sogno il nostro percorso espositivo. Abbiamo chiesto a 24 artisti contemporanei tra i più importanti del panorama mondiale che vedono coinvolto Anish Kapoor, Amsel Kiefer, Peter Kogler e James Turrell di interpretare e di reinterpretare i sogni. Il percorso lascia molto spazio alla propria immaginazione, ma anche alla propria emotività. Ogni visitatore è libero in qualche modo di identificarsi nell'opera e, a seconda del proprio stato d'animo, vivere un sogno piuttosto che un altro. Ad aiutare il visitatore, il nostro sognatore in questo viaggio, questa volta abbiamo pensato di aiutarlo tramite il cinema italiano, il grande cinema italiano che entra nelle sale del Chiostro del Bramante grazie alla scrittura di Ivan Cotroneo. Ivan Cotroneo ha scritto per Dream 14 inediti racconti che raccontano varie forme di sogno e li ha fatti interpretare da 14 grandi attori italiani. Di sonno e sogni non ho memoria recente. Ho passato le mie notti ad intrecciare fili per te. Non dormivo. Le mie mani si muovevano a disegnare mondi, a costruire paesi, a tracciare la mappa ingarbugliata del mio amore. Le mie dita annodavano colori e definivano i confini della nostra casa per poi cancellarli, subito dopo. Ora dopo ora, centimetro dopo centimetro, mentre tu riposavi, io lavoravo per noi. Avrei innalzato monumenti, ma non volevo celebrare. Avrei dipinto pareti, ma non volevo definire. Le mie mani sanno solo tessere e perdersi nei fili per creare, così. Ti ho scritto una strada e una terra. E un paese. Invece che a una lettera, ho affidato il mio amore ai colori e alla materia. Alessandro Preziosi, Cristiana Capotondi, Isabella Ferrari sono solo alcuni degli attori che hanno per noi letto i sogni di Ivan Cotroneo. La mostra Dream, curata da Danilo Ecker, segue comunque un percorso scientifico di altissimo livello, come ormai è la tradizione del Chiostro del Bramante, però mediando sempre con il sentimento che in qualche modo coccola il visitatore.